Ciao a tutti, nell'ultimo incontro abbiamo visto che osservatori inerziali, in moto relativo, misurano distanze, delta x e intervalli temporali diversi. Ma abbiamo anche visto che a ben vedere si può definire una distanza che non è né spaziale né temporale, che indichiamo con ds, se preferite potete usare il delta, delta s al quadrato, che è uguale per tutti i sistemi di riferimento, che quindi si chiama invariante, distanza invariante. Ed è un invariante relativistico. La distanza spazio-temporale è definita così: c quadro dt quadro meno dx quadro meno dy quadro meno dz quadro, dove il dt appunto è la distanza temporale tra i due punti, il dx è la distanza spaziale, quindi questo è l'intervallo che intercorre tra un istante iniziale e un istante finale, questa è una x iniziale e una x finale, e così via per tutte le altre coordinate. Per avere una distanza invariante, che quindi sia un punto di riferimento per tutti gli osservatori, sia uguale per tutti gli osservatori, abbiamo dovuto ricorrere al mix, al miscelare coordinate spaziali con coordinate temporali. Distanze temporali pure e distanze spaziali pure invarianti non sono definibili in relatività ristretta. Abbiamo anche visto che la distanza ds quadro è una sorta di teorema di Pitagora generalizzato. Ma non è appunto somma di quadrati, ma è per certi versi somma di quadrati, ma poi compaiono anche dei segni meno, compaiono dei più e dei meno. Quindi non è più valido il teorema di Pitagora in questo spazio matematico definito da quattro coordinate t, x, y e z. Questo ds quadro definisce il modo con cui si misurano le distanze in questo nuovo spazio a quattro dimensioni x, y, z e t. E si chiama metrica dello spazio-tempo di Minkowski. Adesso quello che dobbiamo fare è prendere un po' di confidenza con questo nuovo spazio. Appunto, ma con questo nuovo spazio matematico che viene chiamato spazio-tempo. Per comodità di rappresentazione e anche di comprensione, ci limiteremo a lavorare con le coordinate temporali, quindi con la variabile t e con la variabile x, immaginando che i corpi si muovano soltanto lungo l'asse delle x, quindi che i moti siano monodimensionali, ma poi ovviamente si può generalizzare tutto al caso in cui i corpi si muovono anche in y e in z. Per cui noi troncheremo le nostre formule più o meno a questo punto qui. Allora, quindi possiamo iniziare a disegnare questo nuovo spazio che, essendo definito da due coordinate, è rappresentabile in questa maniera, per esempio. Questo sarà l'asse verticale, questo l'asse orizzontale. Sull'asse orizzontale, per convenzione, poniamo la scissa, quindi la dimensione spaziale lungo cui si muovono i corpi, e sull'asse verticale mettiamo il tempo, ma per omogeneità mettiamo ct. Anche questa grandezza ha le dimensioni di uno spazio. Ora, un punto all'interno di questo nuovo mondo matematico a due dimensioni è definito da due coordinate, una posizione. È un tempo, un istante che è premoltiplicato per una costante, ct. Per brevità diremo una posizione e un tempo. Ebbene, un punto P come questo prende il nome in relatività, si chiama evento. Qualcosa quindi che avviene in un certo spazio, in un certo tempo, quindi un punto nello spazio-tempo, e si chiama evento. All'interno di questo spazio possiamo anche disegnare, oltre che dei punti, possiamo disegnare delle linee. Questa, per esempio, una linea tracciata a caso. Per
Ebbene, questa linea ci dice quali sono le posizioni che un corpo occupa in un certo istante t. Per esempio, all'istante t1, in realtà dovrei dire ct1, il corpo occupa la posizione x1 e così via. Se all'istante ct2 occupa la posizione x2. Quindi questa linea mi dice come si sposta nel tempo, come cambia la sua posizione nel tempo un corpo, e quindi in qualche modo è parente dei famosi diagrammi orari che disegnavamo quando studiavamo la cinematica classica. A quel tempo però eravamo abituati a disporre su lungo l'asse delle x, la variabile tempo, senza nessun fattore moltiplicativo qui davanti, senza la c, e qui la variabile spaziale. Questi diagrammi si chiamavano diagrammi orari, li chiamavamo diagrammi orari. Una linea disegnata nello spazio-tempo non si chiama più diagramma orario, ma si chiama linea di universo. Questa linea, che mi dice come cambia posizione nel tempo un corpo, nello spazio-tempo di Minkowski, si chiama linea di universo. In inglese credo che si chiami world line. Lo scrivo qui sotto. Ecco, adesso quello che secondo me conviene fare è considerare qualche semplice linea dell'universo, la più semplice, quella un rettilineo praticamente, o meglio un segmento di retta, e cercare di capire cosa significa una linea retta, per esempio, nello spazio-tempo di Minkowski. Bene, procediamo. Faccio un nuovo disegno qui. Disegno lo spazio-tempo per l'osservatore O, che misura le distanze, le posizioni x, ha un suo cronometro che misura il tempo t. Ok, prendiamo due punti, cioè due eventi, meglio dire. Questo spazio-tempo dell'osservatore O, e li colleghiamo con un segmento di retta che orientiamo, che va da A verso il punto B. Bene, questa è una linea di universo. Che cosa possiamo capire, dedurre a proposito del moto descritto da questa linea di universo? Si tratta di un moto perché c'è qualcosa che sta cambiando posizione man mano che cambia il tempo. Allora, possiamo provare a valutare la pendenza di questa linea di universo. Essendo un segmento di retta, la pendenza è costante. La pendenza di questa linea di universo sarà definita come intervallo verticale che separa due punti fratto intervallo orizzontale. L'intervallo orizzontale che separa due punti è il nostro delta x, e l'intervallo verticale in questo spazio sarà c per delta t. Delta x è la distanza spaziale tra i due eventi, quanti metri distano uno dall'altro l'evento A e l'evento B, e delta t invece è quanto tempo dista l'evento A dall'evento B. Bene, la pendenza di questo segmento sarà definita come c, mettiamo due punti, delta t fratto delta x. Ma possiamo notare che delta t fratto delta x è una velocità, spazio percorso dal corpo, spazio misurato dal punto di vista dell'osservatore O che misura le x, fratto tempo impiegato a percorrere quello spazio che è il delta t misurato dall'orologio dell'osservatore O. Questo quindi è un moto osservato ed espresso tramite le coordinate di un osservatore inerziale che chiamiamo. Questo è il reciproco della velocità del corpo che si muove da A a B misurata dal punto di vista del sistema O. Quindi, questo è il reciproco, quindi viene meno 1, quindi la pendenza di questa retta è EC fratto B. In questo caso abbiamo che il C delta T, che questo segmento è visivamente maggiore
di quest'altro, per cui questo rapporto è maggiore di 1. Il segmento verticale è chiaramente un cateto maggiore rispetto al segmento orizzontale, quindi il rapporto verticale su orizzontale è maggiore di 1. Questo ci dice che C è più grande di V, o se vogliamo che V è più piccolo di C. Cioè a dire, questo moto che avviene a velocità costante, altrimenti questo rapporto non sarebbe costante, avviene con una velocità più piccola di quella della luce. Quindi questa è una linea di universo. La linea di universo che abbiamo disegnato una linea di universo che descrive un moto, direi sicuramente rettilineo, perché se si muove su una retta ci stiamo limitando al movimento su un solo asse, quindi rettilineo uniforme, cioè con velocità costante. Ma posso dire di più, con velocità v più bassa della velocità della luce. Ok, ovviamente appare subito evidente che possono esistere tre linee di universo che di tre tipi diversi, sostanzialmente, che descrivono moti rettilinei uniformi. Quelle di questo tipo, con il segmento, con l'intervallo verticale più ampio dell'intervallo orizzontale, quindi con velocità subluminali minori rispetto alla velocità della luce, ma possono anche esistere diagrammi orari di quest'altro tipo, che vado brevemente a indicare qui, asse delle posizioni, tempi. Posso prendere questa linea di universo con un angolo che forma un angolo esattamente di 45 gradi. Ebbene, in questo caso, il disegno non è preciso, il C delta T e il C delta X sono uguali. C delta T è uguale a, no, niente C, al delta X, per cui la pendenza di questa retta, che è C delta T fratto delta X, essendo uguali, è uguale a 1, il che vuol dire che 1 è anche uguale a C fratto V. E quindi questo è un diagramma orario di un corpo che si muove esattamente alla velocità della luce. Questo è importante ricordarselo bene. Diagrammi orari che sono paralleli alla bisettrice dello spazio-tempo rappresentano diagrammi orari di corpi che si muovono alla stessa velocità della luce. Questa è la bisettrice. Primo quadrante. Ok, valutiamo l'ultimo caso, il caso in cui il diagramma orario colleghi due eventi A e B, in cui questa volta l'intervallo spaziale delta x sia chiaramente maggiore rispetto all'intervallo che io chiamo temporale C, per brevità C delta t. In questo caso la pendenza C delta t fratto delta x, che come sempre è uguale al rapporto tra la velocità della luce e la velocità con cui l'osservatore O osserva questo moto a velocità costante uniforme. In questo caso, essendo il numeratore più piccolo, questo c fratto v è minore di 1, la pendenza di questa linea di universo è minore di 1, e quindi abbiamo che v è maggiore di c. Moti che possiamo definire superluminali. Ok, disegno sempre come riferimento la pendenza della bisettrice del primo quadrante. Quindi tre tipi di moti: superluminali, luminali alla velocità della luce e subluminali. Ok,
Abbiamo quindi analizzato una semplice, forse direi la più semplice linea di universo che collega due eventi nello spazio-tempo di Minkowski. Ma abbiamo anche una seconda possibilità per lavorare nello spazio-tempo di Minkowski, sempre lavorando, sempre facendo riferimento a due eventi A e B separati nello spazio e nel tempo. È bene che affrontiamo anche questo altro modo di lavorare, corretto quanto il primo, ma leggermente diverso. Quindi, prendiamo di nuovo, disegniamo il nostro spazio-tempo, asse della posizione X, i tempi CT per l'osservatore O, prendiamo i due eventi, A e B. Questa volta mi comporterò in maniera diversa, non disegnerò nessuna linea di universo che collega A e B. Considero quindi questi eventi A e B come eventi separati, non collegati da una linea di universo. E di nuovo andrò a analizzare il significato degli intervalli orizzontali e verticali che separano questi due eventi. Ebbene, l'intervallo orizzontale, abbiamo detto prima, il delta x rappresenta quanto distano sull'asse su cui sono posti questi due eventi, cioè sull'asse x, questi due eventi. Questa è la distanza spaziale. L'intervallo invece verticale che separa questi due eventi A e B, che appunto abbiamo detto essere pari a c per delta t, ha a che fare con la distanza temporale. Questi eventi avvengono in luoghi diversi e anche in tempi diversi. Ma c per delta t, quindi delta t è quanto distano dal punto di vista del tempo questi due eventi. Uno è prima e uno è successivo, quindi è nel futuro ed è dopo. C per delta t però può anche essere visto come la distanza, questa è una distanza dimensionalmente, che percorre la luce nel tempo che separa i due eventi. Scriviamo, posso interpretare questa grandezza c per delta t nel suo complesso come la distanza che percorrerebbe la luce percorsa dalla luce nel tempo delta t che separa i due eventi. Ora, in questo caso specifico, si vede che la distanza che la luce percorrerebbe nel tempo che separa i due eventi è più grande della loro separazione spaziale. In questo caso abbiamo che c per delta t, che appunto può essere interpretata come abbiamo appena detto qui, è maggiore della distanza che separa effettivamente spaziale i due eventi, distanza spaziale che separa i due eventi. Cosa significa questo? Significa che è possibile per chi lo volesse intraprendere un viaggio a velocità più basse di quelle della luce e dirigersi verso l'evento B e raggiungerlo esattamente nell'istante desiderato. E raggiungerlo, basta dire e raggiungerlo. Come si può fare questo? Si può fare per esempio così. Ho l'evento A di prima, l'evento B, mi muovo a velocità costante verso B, così. Mi sono mosso a velocità più bassa della luce, l'abbiamo visto prima, perché il segmento verticale è più lungo del segmento orizzontale, ho viaggiato a velocità costante e ho avuto modo tranquillamente di raggiungere l'evento B. Una volta raggiunto l'evento B, l'aver raggiunto, scusate, l'evento B, e garanzia del fatto che io possa comunicare con lui, pur muovendomi a velocità più bassa della luce in questo caso. Non è questo l'unico modo, questo può essere il primo modo con cui io posso entrare in comunicazione con l'evento che sta nel mio futuro, l'evento B,
C'è un secondo modo per fare, ma ce ne sono tanti, ce ne sono infiniti direi, ma valutiamo i più semplici. Primo, mi muovo a velocità costante subluminale, più bassa della velocità della luce, e il secondo potrebbe essere questo. Posso usare un fotone, un raggio laser, per esempio, un puntatore laser, che inizierà a viaggiare e poi, dopo un po' di tempo, raggiungerà un altro posto in un altro istante, quindi l'evento B. Allora, posso fare così, l'evento B lo disegniamo qui. Attenzione, intanto disegno la bisettrice, che ci dà idea delle linee di universo, di quale sia la pendenza delle linee di universo che descrivono moti a velocità della luce. Io posso aspettare, stare fermo in questo punto, stare fermo in questo punto e fare passare del tempo, semplicemente. Sto fermo, ma il tempo scorre, per cui la mia linea di universo è così. Non sempre in XA, ma il tempo è passato, sempre in XA, ma il tempo è passato, sempre in XA, ma il tempo è passato. Fino a qui. Poi, quando sono arrivato qui, accendo il laser, lo punto verso XB. Parte un segnale laser, quindi che si muove alla velocità della luce, quindi questo moto è descritto da un moto parallelo alla bisettrice, che rappresenta moto alla velocità della luce. E questo raggio laser raggiungerà nel tempo TB la posizione XB, cioè raggiungerà l'evento B. Quindi, sto fermo, aspetto un certo tempo, ma in un istante ben preciso, esattamente in quell'istante, io devo far partire un raggio laser, quindi un raggio luminoso. Di nuovo ho comunicato, ho fatto arrivare un messaggio, non sono andato io di persona come nel primo caso, ma ho fatto arrivare un messaggio, per esempio, luminoso al punto B. Questo è un secondo modo. Attenzione, se avessi fatto partire, uso di colori diversi, sono ipotesi alternative, se avessi fatto partire il raggio laser prima del dovuto, il raggio laser non avrebbe incontrato quell'evento. Se avessi fatto partire il raggio laser dopo il tempo dovuto, per esempio qui, nuovamente, non avrei mai raggiunto quell'evento. In ogni caso, i due eventi, abbiamo visto due modi, sono in comunicazione, cioè chi si trova in questo punto dello spazio-tempo può entrare in comunicazione con qualsiasi cosa o qualsiasi ente che si trovi in quest'altro punto dello spazio-tempo. Si dice allora che i punti A e B dello spazio-tempo, questo caso specifico analizzato adesso, sono causalmente connessi, il che sta a significare che A può comunicare con B, e se può comunicare con B può essere la causa di un effetto che si ha su B, può modificare in qualche modo lo stato di B. Ora, abbiamo visto questi due modi di far entrare in comunicazione due eventi nello spazio-tempo. Vorrei provare con dei disegnini che ho preparato prima e che ho incollato qui sotto a dare un significato pratico sia del primo modo sia del secondo modo. Spero che questi disegnini siano di aiuto. Vediamo un po'. Ok, il primo disegnino è questo. Ora, vedete, c'è un messicano che si trova nella posizione XA in un certo tempo. Il tempo è indicato da questo sole che sorge, si alza nel cielo, culmina e poi tramonta. Questo sole descrive, simboleggia il passare del tempo. Abbiamo detto che il primo modo era di mettersi in viaggio a velocità costante per raggiungere la posizione XB in un tempo successivo. Ecco il messicano quindi che inizia a muoversi a velocità costante, abbandona la sua posizione, il tempo è passato, il sole è salito nel cielo, già sta volge al tramonto, tramonta, mentre il tempo passa, il messicano è entrato in comunicazione con l'evento B e può modificarlo. Per esempio, il messicano toglie il suo sombrero e lo pone sulla testa del pupazzo di neve. Bene.
questo disegno che rappresenta appunto è un disegno spazio-tempo, una sequenza spazio-temporale. Il messicano si muove nello spazio man mano che passa il tempo, rappresenta un pochettino una rappresentazione grafica della linea di universo così rappresentabile nello spazio-tempo di Minkowski, dell'osservatore O. Era quello che abbiamo chiamato sostanzialmente il primo modo di far entrare in contatto, di mettere in comunicazione i due eventi. Secondo disegnino, che qua invece rappresenta il secondo modo. Vediamo un attimo insieme. Abbiamo il messicano nella posizione A in un certo istante, quindi questo è l'evento A. Passa il tempo, il sole, vedete, si è spostato da qui a qui, scendendo di una riga. Passato il tempo, il messicano sta sempre nello stesso posto. Sta sempre nello stesso posto, permane nello stesso posto ancora per un po' di tempo, poi al tempo corretto fa partire un raggio laser. Questo raggio laser inizia a viaggiare e colpisce lo sventurato pupazzo di neve, che se ne accorge e resta sbalordito osservando questo spot rosso luminoso sulla sua pancia, diciamo. Ebbene, questa rappresentazione grafica, di nuovo, che commenta, cioè rappresenta una comunicazione tra due punti dello spazio-tempo, A e B, rappresenta un po' quello che prima avevamo indicato con questa linea di universo, X, CT, punto A, punto B. Il messicano sta fermo per un po' di tempo, poi al tempo corretto fa partire un raggio luminoso, quindi che si muove parallelamente alla bisettrice del primo quadrante. Ok, su queste cose conviene riflettere un pochettino e provare a prendere un po' di confidenza. Per adesso vi porgo i miei migliori saluti, con la solita faccia sorridente. Arrivederci!